Signore e signori, ciao a tutti. Oggi vedremo insieme la figura di Prometeo, ovvero il titano benefattore di tutta l'umanità, ma al contempo odiato e punito dal padre degli dei Zeus. Buon ascolto. La lunghissima e cruenta guerra tra gli dei e i titani finì con la sconfitta di questi ultimi. Zeus li imprigionò tutti nelle profondità del Tartaro, eccetto Atlante, al quale impose di sorreggere la volta celeste sulle spalle, in eterno. Il fratello di Atlante, Prometeo, si era dimostrato tuttavia più saggio. Grazie al dono della profezia, predisse sin dall'inizio chi avrebbe vinto la guerra e predisse il destino di coloro che sarebbero stati sconfitti. Così decise di schierarsi dalla parte di Zeus. Riuscì a convincere anche il meno intelligente fratello, Epimeteo, a schierarsi dalla parte degli dei. Se infatti Prometeo significa colui che pensa in anticipo, Epimeteo vuol dire colui che pensa in ritardo. Conquistata la fiducia e il rispetto di Zeus, i due titani furono liberi di accedere all'Olimpo e di banchettare o discutere assieme agli altri dei. Si dice che il nuovo sovrano del cosmo abbia anche chiesto a Prometeo di popolare il mondo di nuove creature fatte a immagine e somiglianza degli dei mortali. Così il titano impastò l'acqua con la creta e creò i primi uomini. Prometeo e suo fratello furono inoltre incaricati di distribuire qualità uniche e distintive a tutti gli esseri viventi, ma Epimeteo svolse questo incarico con pigrizia e distrazione. Quando infatti ebbe finito di distribuirle a tutti gli animali, si era accorto che non ve ne erano più rimaste per l'uomo, lasciandolo quindi privo di pellicce, zanne, artigli o di qualunque arma naturale per difendersi. Sarebbe stato un facile bersaglio per gli animali più feroci. Prometeo trovò però uno stratagemma per risolvere il misfatto. Con l'aiuto di Atena distribuì all'uomo l'intelligenza, le arti e l'ingegno. Grazie a queste abilità, gli uomini acquistarono in poco tempo sempre maggior potere fino a diventare gli indiscussi dominatori della terra, ma tutto quel potere li fece diventare anche superbi e arroganti. Zeus divenne sempre più infastidito e sospettoso nei loro confronti, ma il culmine della sua ira arrivò durante un banchetto tra dei e uomini. In quell'epoca gli uomini erano ammessi alla presenza degli dei, tant'è che gli uni con gli altri erano soliti passare momenti di allegria e convivialità. Un giorno però, durante uno dei loro banchetti, venne portato un bue da dividere in eque parti per poi essere mangiato da tutti i presenti e venne scelto Prometeo per la divisione delle porzioni. Ma poiché egli era il benefattore degli umani, non si sarebbe fatto sfuggire quell'occasione per favorirli. Nascose quindi le parti più buone della bestia nella lurida pelle del ventre per poi dare quella parte agli uomini, mentre dentro al lucido grasso mise solo le ossa e le parti immangiabili, per poi dare quella parte a Zeus. Il padre degli dei, infuriato per quell'inganno, se la prese subito con le creature di Prometeo e gli tolse l'unica arma che possedevano, l'unica cosa che poteva elevarli in quel superbo potere: il fuoco. Senza il suo calore, gli uomini si ritrovarono ben presto in ginocchio dinanzi a morte e sventura, poiché non potevano più scaldarsi, mangiare prelibati cibi cotti e difendersi dalle belve più feroci. Pertanto morirono in molti. Ma il loro benefattore, Prometeo, decise ben presto di aiutarli. Di nascosto riuscì ad entrare nuovamente nell'Olimpo e lì si avvicinò di soppiatto al carro del sole, dal quale rubò una fiamma ardente per poi tornare sulla terra e donarla agli uomini, che grazie a quel gesto ebbero nuovamente il fuoco. Scoperto anche questo inganno, Zeus era adirato e furente con il titano, così decise di punirlo con un eterno supplizio. Lo incatenò sul monte Caucaso e mandò un'aquila a divorargli ogni giorno il fegato, il quale ricresceva di notte in modo che la punizione continuasse a ripetersi.
Prometeo poteva soffrire come un uomo mortale, ma rimaneva un titano immortale destinato ad eterni dolori, colpevole di avere favorito il genere umano a discapito di Zeus. Si dice che fu proprio un mortale di nome Eracle, figlio del padre degli dei, a liberare Prometeo, uccidendo l'aquila che lo torturava. Eternamente grato all'eroe, il titano gli rivelò dove si trovava il luogo in cui avrebbe dovuto compiere una delle sue 12 fatiche, il giardino delle Spelidi, dove lì giaceva anche suo fratello condannato a reggere la volta celeste.